Nel 1853, nella villa di un patriota, il marchese Giorgio Pallavicino Trivulzio, a Genestrello, viveva Giovanni Minoli di 6 anni. Dopo la perdita del padre, si trasferì con la mamma a Genestrello, cameriere presso la famiglia del marchese. Morta anche la madre, il parroco di Montebello lo segnalò alla facoltosa famiglia Negri, che lo affida un proprio fittavolo di nome Paolo, detto Paolone, affida a Giovanni il compito di accudire un gregge di pecore di sua proprietà. Paolone aveva un figlio di nome Angelo, che aveva la stessa età di Minoli. I due giovani fecero subito amicizia. Natale 1854. Un senso di delusione con forte malinconia lo colpì. Un nodo di pianto gli attanagliava la gola. Nel giorno che dovrebbe essere il più bello dell'anno, si sentiva solo, abbandonato da tutti. Inconsapevolmente, ad alta voce disse: "Mamma, mi manchi!" E decise di partecipare alla messa di Natale nella vicina chiesa di Campoferro. Dove sei stato? Sono andato alla messa di Natale a Campoferro. Chi ti ha detto di abbandonare il gregge? Non si ripeta più. Oggi, per punizione, avrai solo pane e formaggio. Ciao Nino, buon Natale. Guarda che cosa ho trovato come dono natalizio. 10 te li regalo per condividere il dono. È una fetta di pan dolce con l'uvetta che si produce a Milano. Grazie Angelo, come sei buono. Sono contento. Ed entrò Paolone. Nino si spaventò, incominciò a tremare. Paolone gli si avvicinò e gli fece una carezza sul viso dicendo: Ho seguito Angelo di nascosto e ho sentito il vostro discorso. Mi si è aperto il cuore. Nel tardo pomeriggio del 15 maggio, una pattuglia di esploratori austriaca viene intercettata in voghera di fronte alla chiesa di San Sebastiano. All'angolo di questa via, il valoroso caporale Savina dei cavalleggeri di Aosta si lanciò da solo contro 3 ulani austriaci. L'esercito franco-piemontese era in allarme. 20 maggio, venerdì. Colonna austriaca al comando del generale Urban, giunta in località Torricella Verzate, fece perquisire tutte le case che si trovavano sulla strada Romera in direzione Casteggio. Trovò nella cascina della famiglia Cignoli polvere da sparo e pallini per fucili da caccia. Tanto bastò perché 5 membri della famiglia e altri 4 contadini venissero fucilati. Hai visto passare degli austriaci? No, andrò 3 giorni. Bisogna salire sugli alberi. Saresti buono a salire in cima a quell'albero? In cima, in mezzo minuto ci salgo. Il ragazzo andò su come un gatto. In pochi minuti fu sulla cima. Guarda dritto e lontano. Che cosa vedi? 2 uomini a cavallo sulla strada bianca. In quel momento un fischio di palla acutissimo passò alto per l'aria e andò a morire lontano dietro la casa. La palla gli era passata poco lontano.
Allora incominciò a scendere lentamente. Si aggrappò ad un ramo, ma questi si spezzò. L'ufficiale diede ordine di far intervenire la carretta ambulanza per portare il ragazzo all'ospedale di Voghera. Sul sentiero stava transitando lo squadrone dei cavalleggeri di Novara che andavano verso Montebello. Ufficiali e soldati lo salutavano passando. I patrioti di Casteggio hanno alzato una barricata per contrastare l'avanzata austriaca che abbatté a cannonate l'ostacolo e dilagarono nel paese. Un violento scontro con i cavalleggeri di Novara si protrae sino alle 13. La chiesa di Santa Maria di Loreto, a Genestrello, viene colpita da una palla di cannone sul muro orientale, che fortunatamente non crollò. Lo scontro si concentrò su Montebello in una feroce battaglia che si risolse con la splendida vittoria dei franco-piemontesi. Roma diventava la capitale d'Italia. Verso le ore 16 del 20 settembre 1870, Edmondo De Amicis sostava di fronte al Campidoglio quando vede un soldato italiano che sale sulla torre capitolina e issa la bandiera tricolore. Quando il militare scende, gli chiede chi fosse. Il militare risponde di appartenere al 38° reggimento fanteria. Il suo nome era Josué Lucotti, nativo di Voghera.